2019 abbiamo Andrea Libero Gioia che ci parla di mancanza di memoria storica in Italia. La parola a Erika Eramo. È presidente dell'associazione Il Cammino del Cambiamento. Prego. Buonasera a tutti. Io sono qui, diciamo, mi ritengo un discepolo di Alba Mediterranea e dei miei mentori Orazio Fegnani e Giorgio Vitali. Io mi chiamo Andrea Libero Gioia, come già detto, e rappresento un'associazione che si chiama The Walk of Change, Il Cammino del Cambiamento. Io ora vi farò una premessa legata a un'intervista di un grande. L'intervento perché non si può poi parlare, non ho capito. Ho sentito tre interventi, ma la gente che continua a parlare, fatemi capire. Se non interessa quello che abbiamo detto, non si può poi. Grazie, grazie. Un intervento che non lo può. Grazie, grazie. Scusate, cos'è che si può fare? Capisci? C'è poco rispetto. Allora, è un attimo che dobbiamo. Che stava parlando. No, mi stava difendendo, grazie, grazie. Grazie comunque. Volevo raccontarvi questa intervista di Indro Montanelli che ha descritto in queste parole molto bene la situazione italiana. Io sono venuto qui oggi, purtroppo ieri per motivi personali non ho potuto partecipare all'incontro. Io, almeno da quello che ho sentito qui, vedo tante persone che giustamente descrivono una situazione molto grave in Italia, addirittura direi fuorviante per ognuno di noi e soprattutto per chi verrà dopo di noi. Però ecco, io penso che forse le soluzioni, che poi naturalmente specificheranno i miei due saggi, Orazio Fegnani e Giorgio Vitali dopo di me, ma ringrazio anche chi, come Arturo Lembo prima, ha fatto una premessa di quello che è l'Italia e della storia che ci dimentichiamo di raccontare. Purtroppo molti non conoscono i fatti diciamo, che sono avvenuti e c'è una mancanza di memoria storica. Per questo ci tengo a dire un attimo due parole legate a Indro Montanelli e dopo dare una piccola diciamo, opinione personale. L'Italia è un paese che ignora il proprio ieri, di cui nella maggior parte dei casi non sa assolutamente nulla e non si cura di sapere nulla. Quindi non può avere un domani. Mi ricordo una definizione dell'Italia che in tempi lontanissimi mi dette il grande giornalista Ugo Oietti, il quale mi disse: ma tu non hai ancora capito che l'Italia è un paese di contemporanei, senza antenati e senza posteri, perché senza memoria. Aveva assolutamente ragione, l'Italia è un paese che ha una storia straordinaria, ma non la studia, non la sa, è un paese assolutamente ignaro di se stesso. Se tu mi dici cosa sarà il domani per gli italiani, forse sarà un domani brillantissimo per gli italiani, ma non per l'Italia. Ecco, io queste parole di Indro Montanelli, che sono delle parole molto negative, che poi è la negatività che stiamo vivendo tutti i giorni noi oggi, voglio che si trasformano in parole positive. Allora devo smettere semplicemente di farmi fautore di un'informazione sicuramente importante per ricordare quello che sta accadendo, ma dobbiamo iniziare a tirare fuori idee, dobbiamo iniziare a tirare fuori azioni. Noi adesso il 7 ci vedremo qui a Roma con Alba Mediterranea e The Walk of Change, che faranno un incontro. Faranno un incontro perché hanno deciso di iniziare un percorso e vorrei che le persone che sono qui partecipassero tutte e invitassero altre persone a partecipare per fare degli incontri magari mensili, per ricreare una coscienza politica, storica, economica se necessario, di tutto il paese. Partire da Roma come capitale d'Italia per poi spingersi a livello regionale e magari anche a livello nazionale. Ma deve essere qualcosa che parte da noi. Io vedo tante persone che sono sopra la mia età, io ho 44 anni. Beh, purtroppo i giovani non si stanno interessando, li dobbiamo riavvicinare, li dobbiamo far interessare perché riguarderà soprattutto loro questo cambiamento che sta arrivando. Tra poco Orazio Fegnani e Giorgio Vitali vi descriveranno la situazione e faranno il loro intervento, ma io ci tengo a specificare che la situazione è molto grave. Non abbiamo più il tempo soltanto di parlare dei problemi che ci affliggono, abbiamo bisogno di soluzioni. Il transumanesimo è alle porte. Quello che stanno facendo nella dittatura mondiale, non solo italiana ed europea, ma mondiale, è molto molto grave, molto molto pericoloso. Quindi non abbiamo più il tempo soltanto... Non abbiamo molto molto tempo a disposizione e per quello è importante che agiamo molto molto in fretta. E sul, per quanto riguarda purtroppo posso prendere... 7 dicembre, sì, il 7 dicembre sarà i Parioli, volevo darvi l'indirizzo preciso che purtroppo sul telefono è stato appena confermato. Posso un attimo, scusate? Sì, certo.
proprio indirizzo. Certo, assolutamente. Allora, l'indirizzo sarà via Antonio Bertoloni 45, nella zona Parioli. E questa è una specie di agriturismo, ha una sala convegni molto grande. Noi qui per ora vogliamo che, diciamo, rappresenti un evento a sé. Poi, se decideremo che questo sarà il posto dove continueremo con questi incontri mensilmente, gli orari saranno dalle 10 del mattino alle 19 di sera, ci sarà una pausa pranzo di mezzo, però quello che vogliamo fare è vogliamo partecipazione di persone che insieme a noi comprendano la necessità di unirsi, la necessità di collaborare, ma soprattutto la necessità di informare le persone su come trovare delle soluzioni per risolvere i nostri problemi, perché non abbiamo più tempo soltanto per parlare di quello che sta accadendo e che qualcun altro sulle nostre spalle sta decidendo per noi. Allora, questo deve cambiare ed è questo che noi proponiamo. Grazie a tutti. Scusa, sempre per tempo. Grazie. Solo una cosa. Siamo così tanto in Italia. Perché un nome inglese all'associazione? Allora, prima di tutto vediamo. Allora, signora, lei mi ha parlato. Io sono solo aspetta. Parlate dopo perché dobbiamo parlare di una famiglia mista, giusto? Ecco. Lei mi ha parlato di avere una famiglia mista, giusto? Avere qualcuno nella sua famiglia che è dell'estero. Perfetto. Noi ci troviamo nell'epoca della globalizzazione. Giorgio, grazie, che parla per voi? Non l'abbiamo deciso noi, ce l'hanno imposta, però purtroppo è una cosa che abbiamo. Noi dobbiamo ragionare in termini intercontinentali, neanche internazionali europei. È molto più grande il discorso. È quello che infatti ho detto il cammino del cambiamento, the walk of change. Questo è un processo di percorso internazionale, signora, non è soltanto italiano. Da qui partirà un processo che sarà l'esempio. I romani hanno conquistato il mondo, ma sono partiti da Roma, se lo ricordi. Dobbiamo lasciare portare a Giorgio. Parli tu che mi tocca portare a Giorgio. Giorgio! Alle 6 dobbiamo lasciare. Alle 6? Alle 6. Sono 7:15. Vabbè, dai. Allora io, Giorgio! Urla! Parlo io per 5 minuti. Se parlate insieme, vedete anche tu, Giorgio. Rubo i tuoi. Lei. Sa. Però potevi darcelo anche a noi di una sola. Adesso l'ho visto. Come l'hai visto? Di chi è? È di Giorgio. È Giorgio, Cercherò di essere. Aspetta un attimo, che dobbiamo ancora accendere la scena, aspetta un attimo. Cioè tu che c'hai di fretta? Sì, fermiamo, c'è. Vabbè, aspetta, intanto iniziamo, dopo appena la trovi lo metti. Convegno Storia 2019, abbiamo Orazio Pergnani, scrittore e giornalista, e ci parla evoluzione deprimente della fiscalità italiana degli anni 50 ad oggi. Eric Erama? Due parole ce le dice direttamente Orazio, in sintesi. Bene, sarò estremamente sintetico, quasi chimico. Dunque, parlare del fisco bisognerebbe andare indietro di circa 5-6 mila anni, perché è nata la cultura, è nata la civiltà, è nata l'economia, è nata l'agricoltura ed è nata anche appunto il fisco e quant'altro. Ma faccio solo alcuni esempi, perché purtroppo io pensavo di poter parlare già risicati 15 minuti, ma pare che si riducano a 4 o 5. E allora dico che ad esempio nel periodo imperiale, nel periodo imperiale si è arrivati al punto che si è partiti dalle decime per poi arrivare addirittura a degli scarafaggi attorno al 40% del prodotto dai coloni, perché già attorno al 250 d.C. si erano instaurate le colonie o colonati. E cioè questi colonati erano praticamente i precursori della servitù della gleba, perché poi successivamente i vari imperatori che si sono succeduti a partire da Settimio Severo
in poi, praticamente hanno convertito quello che era un lavoro imprenditoriale personale in una schiavitù di fatto, e appunto che gli schiavi erano molto più liberi dei coloni. E, trascuro tutto questo periodo oscuro appunto della storia per passare a Clemente VII, medico, un medico, chiamiamolo medico, il quale ha imposto una serie di tasse, non una serie, l'elenco soltanto, appunto nel 1526 ha cominciato con un ducato per fuoco significa focolare, significa casa, famiglia, e poi il Monte della Fede, che era praticamente l'antesignano del debito pubblico, dei bot del debito pubblico, e poi per passare alla tassa sui cavalleggeri, alla tassa sulla foglietta, al quattrino della carne, alla galera, alla tassa sulla galera, eccetera eccetera, per poi andare avanti fino al rubbio di macinato che costava un giulio, il giulio erano 4 grammi d'oro, così per capire insomma quanto valeva. Vado oltre per arrivare alla rivoluzione francese. Nella rivoluzione francese sono accadute una marea di cose, in quei 4-5 anni è successo di tutto e il contrario di tutto, ma fino alla rivoluzione francese, fino al 1989, in Francia vigeva una serie di pagamenti di tasse che si chiamavano la vingtième, l'import sur le revenu, la taille, poi la corée royale, che consisteva praticamente in un lavoro forzato per conto del re, e poi altre cose che non so dire, tassa sugli oli, sul sego, sul cuoio, sugli oggetti di ferro, eccetera eccetera eccetera. Ma poi con la rivoluzione hanno ampliato un po' le vedute e hanno fatto giustamente e democraticamente la tasse sulle citoyens, cioè bastava che tu eri cittadino, volevi esercitare il tuo diritto di voto e quant'altro e pagavi le tasse, perché sennò eri una nullità. Come adesso, se paghi sei un cittadino, se non paghi sei un morto di fame, un delinquente, e arriviamo anche a quello. Ma per tornare un attimo per esempio alle tasse romane, al periodo imperiale, a un certo punto attorno al 325, dopo la morte di Costantino, immediatamente dopo sono sbucate una serie di tasse che non sto a dire, ma tutte non a carico degli equites, cioè dei nobili e quant'altro, ma solo dei plebei, perché addirittura sulla stessa reato che veniva compiuto nei confronti dello Stato, l'equites era esente da qualunque colpa e da qualunque sanzione, mentre per esempio chi rubava una parte o limava la parte d'oro o d'argento sulle monete, come si faceva quando non c'era la zigrinatura sul conio, praticamente quello veniva offuscato o addirittura anche ucciso solo per aver rubato magari, che ne so, 50 milligrammi di oro o di argento. Magari li avessero uccisi tutti all'epoca. Non entriamo nel dialogo, se non usciamo più. Mentre invece, per esempio, giustamente la rivoluzione, con poi in contemporanea in Francia e in tutto l'impero napoleonico, la rivoluzione e poi la dittatura di Napoleone ha fatto anche un sacco di cose buone, come per esempio le unità di misura, tanto che sembra una cosa banale, ma una grande rivoluzione è stata, concettuale, ideologica. E la cosa importante poi è che va detta che giustamente, democraticamente, la tassa sul cittadino era fissata in una misura equivalente al prezzo di 3 giornate di lavoro ed era dovuta da ciascun individuo non indigente, e il prezzo della giornata di lavoro variava fra i 50 centesimi e il franco e mezzo. Poi si sono scaltriti e hanno fatto la tassa sugli affitti ed altro, tralascio, e addirittura anche la tassa sulle porte e sulle finestre. Ma ricordo che in Italia c'è la tassa sul cammino tuttora in vigore, c'è la tassa sul macinato tuttora in vigore,
non si, la si applica più perché hanno altre fonti di ingresso, ma l'altro ieri hanno rimposto la tassa sullo zucchero. Ci siamo, la strada è quella, ma molto a breve. Vado a concludere. E quindi la tassa sulle, ad esempio, una cosa che ha fatto molto bene lo Stato, giustamente il primo Stato italiano, quello del 1970 e 61-70, quando ancora erano i massoni che comandavano, hanno fatto un sacco di cose buone i massoni, e la massoneria inglese, diciamo, alle spalle di Vittorio Emanuele III, hanno fatto ad esempio la tassa sulla mano morta. Qualcuno sa che cos'è la mano morta? Lo sappiamo bene. No, tu lo sai. Tu lo sai perché te l'ho detto io, ma qualcuno sa cos'è la mano morta? Non è quella che si fa sull'autobus, no? A tassare il culo alle signorine. No, non è quella, è un'altra cosa. È una tassa, scusate se io sono volgare, ma così si capisce sempre bene. La mano morta era il cosiddetto lascito, appunto, del morto, il lascito che per il 99% tuttora va alla Chiesa Cattolica. E allora giustamente il nostro caro Cavour ha pensato bene, ha detto: buono, famo a mezzi, me date, lo prendete, me la prendo io. E quindi giustamente impose la tassa sulla mano morta. Ho capito, un attimo. Velocia a babbo morto. Allora andiamo avanti, e qui purtroppo le cose da dire, io l'avevo condensate in un quarto d'ora, ma qui non ci sono manco più. Allora, la tassa italiana, appunto la tassa, ad esempio nel 1877 è stata istituita la tassa sullo zucchero, ma poi anche sulla la tassa di famiglia, il focatico, l'imposta sul valore locativo, l'imposta sulle vetture e sui domestici, cioè sui servitori domestici, sul bestiame agricolo, sulle bestie da tiro, da sella, da monta e da tutto quello che vi, cioè, respiri e paghi. Ok, dai. No, aspetta, dammi 2 minuti. Allora, arrivo alla conclusione. Oggi viviamo in un momento in cui le tasse, a partire dal 1946-47, erano attorno al 10%, oggi siamo arrivati al 63%. Ma la cosa incredibile è che quella sudoratezza dei nostri cari governanti degli ultimi decenni, i quali ci hanno detto: entriamo in Europa e con l'euro non ci sarà più svalutazione se non quella programmata al massimo del 2%. Non è vero un cazzo, scusate l'espressione, così si capisce bene. Ma i signori, per esempio, nel 2006 l'inflazione aveva portato il cambio della lira, la lira originale del 1964 era diventata nel 2000 di 6.000 lire, era quindi 6.000 volte nel corso di circa 150 anni. Ma poi nel 2006 era diventata sempre 6.000 lire, erano diventate 3 euro quando nel passaggio, no? Giustamente. Ma nel 2012 siamo arrivati a 5,17 euro, oggi siamo a oltre 7 euro. Questo a dire che non è vero niente che non c'era inflazione. Ma perché lo dico? Perché l'inflazione in realtà è la tassa più infame che possa esistere, perché prima con 6.000 lire si comprava, che ne so, 10 quotidiani, oggi con 6 euro compri 3-4 quotidiani. Questo a dire che i nostri cari governanti ci hanno mentito su tutto, in particolare soprattutto sui problemi che riguardano le tasche della gente. Allora, un'ultima cosa, tutto questo è ovviabile con la cambiale sociale. Tutto questo si può sovvertire senza l'aiuto di nessun parlamentare, di nessun parlamento, di nessun governo, direttamente da noi cittadini, autonomamente e del tutto liberalmente. Ho finito. Grazie. Bravo. Forza vate. Attento, attento. Sono soldati qua dentro e decidono di essere. No, non ci abbiamo, se vogliamo, se abbiamo anche dato gli altri. Noi vedremo sempre il più quel giorno che c'è. Come fanno male? 10:50, perché sono a casa tua.
Giorgio Vitali, chimico, giornalista, che ci parla di cambio di paradigma e percezione politica. Senti il microfono. Dottore in chimica, esperto marketing. Scusa, dottore in chimica, esperto marketing farmaceutico, già redattore dei periodici La coscienza del medico, La coscienza del cittadino, Rinascita, e anche blogger, Accademia della Libertà ed Alba Mediterranea. Sacerdote di Priamo. Avvicinati così. Devoto al grandio Priamo. Allora, siccome i tempi sono strettissimi e siccome qui questo è un convegno di amici nel quale il problema è soprattutto quello di passare delle comunicazioni, io dovrei prendere la parola su un argomento che ripeto sistematicamente nei miei video, per cui al momento mi limito a comunicare a tutti gli amici che è possibile vedere che la trattazione degli argomenti che io qui adesso illustrerò semplicemente facendo vedere dei libri sul mio sito Giorgio Vitali YouTube, su Alba Mediterranea YouTube, su Accademia della Libertà Reloaded YouTube e su altri siti sparsi qua e là, ma indipendentemente dalla questione. Allora, l'argomento che io voglio trattare, che volevo trattare, riguarda un aspetto estremamente importante e positivo anche in questo particolare momento, perché si tratta del cambiamento di paradigma. Del cambiamento di paradigma ne parleremo la settimana prossima, perché io voglio illustrare bene la situazione nella quale noi ci troviamo, che non è una situazione di passività, ma esattamente il contrario. Allora, siccome io devo fare delle dichiarazioni che devono essere anche comprovate, tutto il discorso che riguarda il paradigma voi lo potete vedere in questi libri che vi presento. Intanto il più importante, che è quello che ha lanciato il significato della parola paradigma, è Thomas Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche. È stato Kuhn il quale, essendo uno fisico e uno studioso di storia della scienza, ha capito che a un certo punto c'è un cambiamento di visione generale del mondo. E questo cambiamento di visione generale del mondo coinvolge sempre il maggior numero di persone e di masse. Noi oggi ci troviamo in questa situazione, ma non da adesso, almeno dall'inizio del Novecento. Ora, questa lenta ma graduale penetrazione delle nuove idee sta sconvolgendo tutto il sistema, soprattutto il vecchio sistema occidentale. Lo dico soprattutto a te, Raffaele, perché queste cose sono cose che dovrebbero interessare a fondo. C'è un testo di un'importanza stratosferica e non a caso è passato inosservato in Italia, e io ne parlo nella presentazione del libro che ha preparato Orazio sulle nostre denunce dedicate al decreto pentavaccinale. Abbiamo presentato le denunce, abbiamo fatto il libro, io ho preparato la presentazione del libro. Questo libro qui è di tale Malcolm Gladwell, psicologo e giornalista, che ha scritto un libro intitolato Il punto critico, dove fa una rassegna di tutti i punti di svolta nella storia dell'umanità o della storia degli ambienti che lui ha frequentato, che lui ha potuto documentare, tra cui uno degli elementi più importanti è quello che è accaduto a New York, quando il sindaco Rudolph Giuliani, che aveva intuito attraverso lo studio di alcuni criminologi che non è un fattore intrinseco la criminalità, ma tutto ciò che avviene all'esterno
del potenziale criminale. E c'è una situazione incredibile, perché loro hanno risolto il problema della criminalità a New York pulendo le strade, senza agire direttamente sui criminali, non aumentando la polizia, pulendo le strade, pulendo tutti i graffiti che ogni notte i delinquenti, i ragazzacci, eccetera, facevano sugli autobus, sulle metropolitane, eccetera. La stessa notte altre persone arrivavano e lo pulivano. Questo è stato sufficiente e necessario per risolvere il problema della malavita a New York. E la cosa più interessante è vedere come la manifestazione della criminalità spicciola a New York era identica a quella che avviene a Roma. Per cui non ci dobbiamo meravigliare se a Roma c'è una grande criminalità, lo dicono, ci sono decisi adesso a dirlo in televisione tutte le mattine all'ora di pranzo, li sentiamo documentare quello che sta succedendo. Ma questa è l'unica soluzione per risolvere il problema, non c'è altra soluzione, perché si tratta praticamente di un cambiamento di mentalità, cioè del cambiamento del cosiddetto paradigma. Ora noi, e con questo vorrei chiudere, no, prima o poi devo far vedere anche questo libro. Sì, ma devo far vedere lì. Noi praticamente dobbiamo prendere atto che non è vero che la situazione è una situazione assolutamente di crisi, è una situazione in cui la maggioranza della popolazione italiana e occidentale ha preso atto che l'ideologia su cui si basano le vecchie classi dirigenti non regge più, e man mano che il popolo si ribella, e una delle forme di ribellione è stato appunto il voto ai 5 Stelle, perché il 5 Stelle aveva preso posizione contro il decreto vaccinale, e questa situazione accentua l'atteggiamento di chiusura delle vecchie classi dirigenti, che continuano ancora a ragionare nei termini del positivismo materialista dell'Ottocento. Quindi noi dobbiamo capire che la rivoluzione ci è, deve essere, perché già in parte è avvenuta, dobbiamo solo fare una cosa sola, assecondarla. Ultima cosa voglio far vedere è questa. C'è uno degli altri aspetti relativi al cambiamento di paradigma, è dato dalla ideologia della città ideale. Non a caso, e poi ne parleremo magari la settimana prossima, non a caso in un momento particolarmente cruciale della storia del pensiero occidentale e italiano, cioè nel pieno del Rinascimento, sono nate e si sono sviluppate le teorie della città ideale. Cos'è la città ideale? È una forma concreta di governo che si basa anche sull'architettura e sull'urbanistica, che è l'esempio tipico del pensiero neoplatonico, perché è lì l'identificazione tra il fatto politico, no, finisco adesso, l'identificazione tra il fatto politico e l'abitabilità e la struttura delle case e delle vie e delle strade sulle quali noi siamo costretti a vivere è espressione del pensiero neoplatonico. Noi ci troviamo ancora in questo momento nella necessità di recuperare questo discorso. Questo è grazie Giovanna, grazie a tutti. Perché sennò qui il sacerdote di Priapo monopolizza la tua bellezza. Questi privilegi, tutto questo. Tocca ripassare nella città di Dio e la città di Dio.
parte questo è un'importanza storica. Adesso c'è il catalento, deve diventare il catalento. Anche una cosa sta con un panino così, che dobbiamo andare via.